L'esito delle elezioni regionali si decide adesso. Non alle urne, mezzo usato sempre meno in Italia, ma nelle ampie regali sale della politica, in particolare per la Sicilia, quelle del Parlamento regionale. Finanziaria inondata di emendamenti, quella che entro lunedì vedrà scadere il termine per la presentazione delle norme di modifica al testo e che poi dovrà necessariamente essere recapitata in sala d'Ercole per il voto. L'ultimo vero atto di questa legislatura targata Crocetta è, dunque, l'ultima vera occasione di procacciarsi voti attraverso il riconoscimento di finanziamenti più o meno milionari per quei bacini di voto che poi dovranno contraccambiare il favore con penna e scheda elettorale. Si va dalla proposta di riattivazione dell'ufficio stampa da parte di Nello Musumeci e Domenico Turano, da ultimare, come riportato da Repubblica, con un concorso per 20 posti che però prevede una prelazione per quei giornalisti cacciati dall'attuale governatore ad inizio mandato. Corsi di formazione destinati a 200 neolaureati in legge ed economia da far assumere ai comuni, intanto sempre più indebitati, e ancora stabilizzazione per 6.000 precari ASU e assunzione per 1.800 ex sportellisti al Ciapi di Priolo. Aumento dei gettoni per gli assessori dei comuni da 5.000 abitanti, che passano così dal percepire 180 euro a 500 euro tondi al mese. Immancabili finanziamenti a pioggia per gli enti rappresentati all'ARS dai deputati: 20.000 euro al COPEM, 3 milioni per centri antiviolenza e oratori, 25 milioni tagliati dalla zona franca della legalità attivata nel 2014 nel Nisseno, nell'Agrigentino e nell'Ennese, per dare strumenti alle imprese in favore della lotta all'illegalità, in favore di cantieri di lavoro per la ristrutturazione di chiese e parrocchie. Non ultimo, l'emendamento a firma NCD che intende tagliare l'IVA agli alberghi e l'IRAP alle imprese, non certo un bacino di poco conto di aventi diritto al voto.